importante. Io credo che su certe cose non ti scherzi, su certi argomenti non ci siano prelazioni, non ci siano punti da tenere, non ci siano posizioni da difendere. L'antifascismo, quei valori che richiamavo prima, sono un patrimonio del nostro paese, sono un patrimonio del nostro popolo, e tutti coloro, sia chi ha dato la vita, sia coloro che hanno visto i propri cari soffrire, morire, che hanno vissuto a loro volta le sofferenze della dittatura, dell'occupazione, coloro che negli anni hanno lavorato per mantenere viva la memoria di quei momenti allo stesso tempo drammatici ma anche eroici del nostro popolo, abbiano il diritto di trovare oggi una società, di trovare oggi forze sociali, di trovare oggi forze politiche che rispettino il sacrificio, che rispettino l'impegno, che rispettino il fatto che ci sono ancora uomini, donne come Modesto che tutti i giorni vanno nelle scuole per trasmettere anche ai più giovani un'esperienza diretta di quello che è stato e che non deve più essere. E questo rappresenta per tutti noi, credo, un impegno, un onere, un dovere, quello di far sì che appunto gli uomini e le donne che sui valori dell'antifascismo costruiscono la propria vita e che cercano di dare il proprio contributo alla costruzione della nostra società, su questi valori non si dividano mai, su questi principi non si dividano mai, e che questo punto di riferimento sia un punto di riferimento che ci accomuna sempre e comunque. Io credo che siamo arrivati a questo 25 aprile, ripeto, con delle polemiche che non hanno fatto bene al 25 aprile, credo che siano state un incidente di percorso, ma credo anche che ancora una volta gli antifascisti di questo paese, i sinceri democratici, coloro che sono gli eredi della tradizione della resistenza, della lotta contro il fascismo e contro l'occupazione, sapranno dimostrare il loro attaccamento a tutti i cittadini, il loro attaccamento al paese. Oggi lo ricordava Modesto, è presto, non siamo tantissimi, ma ci sono tante manifestazioni su questo territorio, tra poco ne parte una da Tor Sapienza, ci sono i diversi momenti ufficiali, c'è la manifestazione del Pigneto, ci sono varie manifestazioni a livello cittadino, quindi sforziamoci tutti queste manifestazioni di riempirle per far sentire a tutti i cittadini che gli antifascisti di questa città ci sono, che gli antifascisti, poi dovremmo essere tutti antifascisti perché questo è uno dei valori fondanti del nostro paese, della nostra Costituzione, lo ricordava adesso Modesto, non tutti si riconoscono in questi valori, ma lo sforzo nostro deve essere quello di far fronte comune contro i possibili fascismi di ritorno, perché nessuna vittoria è mai per sempre, nessuna sconfitta è mai per sempre, e seppure ieri abbiamo fatto, organizzata da Pino Liberotti, credo in collaborazione con l'AMA, con l'AMPI, con la Biblioteca Rodari, un momento di ricordo di Sandro Pertini. Ecco, vedere quelle immagini, a me mi ha colpito tantissimo Pertini che il 25 aprile del 45 fa il comizio a Milano, quell'esplosione di da una parte di gioia, dall'altra di qualcosa che per decenni i cittadini non avevano potuto esprimere, lui stesso non aveva potuto esprimere, credo che per tutti noi debba essere un esempio e debba essere però una grande responsabilità. Perché Pertini, per poter fare quel momento in cui, come stiamo facendo noi oggi, non voglio fare paragoni assolutamente fuori luogo, però come stiamo facendo noi oggi, stava parlando a dei cittadini, ha dovuto lottare per 20 anni, si è fatto 15 anni di prigionia, di confino, e come lui altre decine di migliaia di cittadini. Ecco, quell'esplosione di gioia deve essere per noi un'esplosione di gioia quotidiana. Non diamo per scontato il fatto che sia sempre stato possibile parlare tutti insieme,
perché quei momenti ci ricordano che qualcuno prima di noi ha dovuto lottare per avere questo che per noi oggi sembra scontato. Ecco, non diamo mai nulla per scontato, difendiamo quello che altri hanno conquistato per noi. Modesto c'era, quindi anche lui l'ha conquistato per noi, i genitori di tanti l'hanno conquistato per noi, difendiamocelo. E il primo modo per difenderlo è quello di garantire, mantenere l'unità degli antifascisti di questo paese. Grazie. Abbiamo sentito il presidente Gianmarco Palmieri nel suo intervento forte e richiamo all'unità dell'antifascismo. Senti Emiliano, ma ci sono adesso sono non sono più previsti altri interventi lì a Piazza delle Camelie, giusto? Sta parlando ora un rappresentante della sezione AMPI. Se vuoi lo sentiamo, no? Va bene? Va bene, okay. Va bene. Mausoleo da file, se lo paga il sindaco Viri, per esempio. Non sarà più dato un minimo di contributo, sono circa 85.000 euro quelli che gli restano ancora da prendere al buon Viri. Bene, dovrà sforzarli di saccoccia sua, ammesso che riesca in qualche maniera comunque a settembre a uscire fuori da un processo che per la prima, una delle poche volte in Italia sono stati messi in piedi, grazie all'AMPI provinciale di Roma, contro di lui per apologia di fascismo. Quindi qualche piccolo risultato cominciamo ad averlo. Ne abbiamo avuto uno grande. Per la prima volta sono stati chiesti dei danni di guerra ai tedeschi con col processo ad Alfred Stork a Cefalonia. Quindi voglio dire, sì, Ci stanno i fascistelli, ci sta tutto quanto, però ogni tanto un colpettino lo diamo pure noi. Questi colpettini cominciano a dirci una cosa diversa rispetto a quello a cui siamo sempre stati abituati. Comincia a esserci un'attenzione diversa verso quello che è l'antifascismo fondante che è all'interno della Costituzione. Allora, è vero che il 25 aprile porta avanti i valori della resistenza, ma è vero pure che quei valori lì li ritroviamo nella Costituzione, una Costituzione che deve essere difesa, che se deve essere cambiata da tutti e non soltanto a colpi di massa, così come nella legge elettorale vogliamo che ci sia la rappresentanza che i costituenti volevano. Così come il mondo del lavoro ritorni ad essere al centro dell'attenzione, come la casa sia al centro dell'attenzione, come tutti quei valori fondanti che sono all'interno della Carta Costituzionale. Quindi questo 25 aprile, cari compagni, sì, è una commemorazione, è un 70° anniversario, ma deve essere ancora una volta un forte richiamo a quei valori che i nostri padri costituenti ci hanno trasmesso. Vi ringrazio, adesso forse è il caso di andare. Finiti gli interventi qui da Piazza delle Camerie. Senti Emiliano, ma c'hai qualcuno, non so se qualcuno della giunta o qualcuno del... Possiamo sentire se volete sia il partigiano Modesto, esatto, sia l'assessore Cesare Marinucci. Va bene. Va bene? Sì. Allora, un attimo che prendo accordi con l'assessore. Va bene, un va secondo. Bene. Come no? Cesare. C'è Modesto in radio. Un saluto. Pronto? Pronto, è Marinucci? Sì, ci conosciamo? Sì, buon 25 aprile. Buona liberazione, assessore. Sì. Ma siamo in diretta già? Certo che siamo in diretta, noi stiamo trasmettendo questa bellissima iniziativa, la prima. E io volevo sapere, sì, da te, insomma, che aria tira, il 70° anniversario, tu poi sei figlio di partigiani, quindi per te, sì, è anche qualcosa, certo, di più, no? Ecco, che, certo, sensazione, certo, c'hai?
Guarda, personalmente, poi ti rispondo, personalmente stamattina ho festeggiato rifacendomi la tessera dell'Ampi, quindi la prima cosa che ho fatto. Dopodiché sì, è una sensazione forte, insomma, sensazione forte perché insomma oggi siamo qui a parlare di queste cose, a parlare in generale in libertà, lo dobbiamo a queste donne e a questi uomini che in Italia e in tutta Europa hanno combattuto, hanno fatto una lotta di popolo, hanno liberato molte città, hanno liberato i popoli, un grazie anche, come dire, agli angloamericani, come si dice, ma se non c'era questa lotta di popolo che riscattava proprio la dignità di un popolo, per esempio quello italiano che era stato come dire sottomesso per oltre un ventennio, quindi come dire è stata ricordare queste donne e questi uomini è un dovere e è una cosa importantissima, perché la memoria oggi si ricordava, c'era un partigiano qui che parlava e diceva che tutti i giorni vanno nelle scuole e il municipio in questo senso sta dando una mano per fare questo, tutti i giorni vanno nelle scuole e trovano dei ragazzi che sono molto attenti a queste cose, quindi come dire è una sensazione molto buona, una sensazione che è ancora vivo nel ricordo dei cittadini, di chi non c'era neanche, come noi, come me, come te, però insomma queste cose vanno ricordate e più altro vanno difese, quindi un buon 25 aprile a tutti. E adesso andiamo a Tor Sapienza e poi andiamo alla Maranella e poi a Villa Gordiani, quindi come dire abbiamo un tour nel nostro municipio molto importante per onorare e ricordare questi eroi, scusa se uso una parola che forse no, è una giusta parola, Cesare. Però insomma niente, vabbè. E ci vediamo, tu ci sei qui a Villa Gordiani, vabbè c'è gente noi, qui della radio che noi siamo in diretta e noi magari se tu passi a Villa Gordiani se vieni a farci un saluto anche in diretta, ecco. Saluto a voi, a tutti gli ascoltatori e buon 25 aprile a tutti. Va bene, grazie Cesare, grazie tanto. Ciao, grazie a te, ciao. Pure in diretta, allora. Amici di Radio Roma Futura, adesso una piccola testimonianza da parte del partigiano Modesto Di Veglia, che ci ha onorato della sua presenza. Sì. Morti, rovine, eccetera, però adesso non è tanto quello che è avvenuto con la guerra quanto successivamente in una situazione politica che va modificandosi e che preoccupa. I valori di 70 anni fa qualcuno cerca di non ricordarseli. Io non dico che è un attimo. Sì, siamo comunque ascoltando. Buona liberazione. Buongiorno. Liberazione. Anche a te Modesto, grazie di essere in diretta su Radio RomaFutura.it. Ti abbiamo ascoltato e volevamo da te un pensiero in più su quello che oggi rappresenta il 70° anniversario della liberazione dal nazifascismo. Beh, il pensiero quando c'è una ricorrenza come il 25 aprile è un pensiero che evidenzia i valori di 70 anni fa che sono stati compiuti nel nostro paese con tanti sacrifici e tante perdite di compagni che hanno creduto nella libertà e una volta ottenuta cerchiamo sempre di ricordarci a mantenerla non solo per chi ha lottato per averla ma anche per chi ha fatto l'indifferente ma che sta godendo di questa libertà. Cerchiamo di capire che una situazione conquistata tanti anni fa non può, potrebbe non essere diciamo stabile, potrebbe modificarsi e io spererei nel meglio, ma purtroppo lo sappiamo che quando molla il popolo in qualche modo c'è sempre qualcuno che qualche passetto avanti lo vuole fare, a danno naturalmente dei cittadini che singolarmente se non sono uniti perdono.